Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parleremo di una domanda che spesso ci poniamo come chitarristi. È possibile trasformare una chitarra economica in una professionale? La risposta è sì. Ne parleremo dopo la sigla. In questo video andiamo ad analizzare alcuni aspetti importanti prima di intraprendere questa strada. Il primo in assoluto è la valutazione. Dobbiamo capire se lo strumento è adatto a noi, se ci piace così tanto da poter investire dei soldi e portarlo a un livello superiore. Potremmo farci aiutare da qualcuno più esperto o da un luthaio che analizzerà e valuterà la chitarra nei minimi aspetti e ci potrà dire se vale la pena investire dei soldi per fare un upgrade importante. Anche perché se lo strumento è un bello strumento, però esteticamente ma strutturalmente presenta alcuni difetti, qui iniziano i problemi, quindi è meglio evitare, anzi è meglio cedere lo strumento. Quindi, se la valutazione iniziale è positiva, possiamo passare al secondo punto, gli upgrade. Qui dobbiamo capire bene quali upgrade effettuare alla chitarra. Anche in questo caso possiamo farci aiutare da qualcuno più esperto di noi o rivolgerci comunque a un luthaio che ci consiglierà quali upgrade effettuare sulla chitarra. Porto come esempio la mia Eco Camaro, chitarra che ormai ho da un bel po' e che prima di tenerla ho fatto un'attenta valutazione, quindi torniamo al punto primo. Una volta ordinata l'ho tenuta per diverse settimane suonandola parecchio senza nemmeno cambiare le corde per vedere già di base la chitarra com'era, come la sentivo addosso. Una volta che ho capito che questa chitarra poteva far parte della mia collezione, allora ho iniziato a vedere quali upgrade poter apportare allo strumento per portarlo a un livello superiore. Sicuramente su queste chitarre, su un po' tutte le chitarre economiche, ma lo vedete, spesso ne parlo nei video, il punto debole, il punto carente di questi strumenti sono le meccaniche, i ponti, l'elettronica. Tornando alla Eco Camaro come esempio, ho notato che le meccaniche sono delle ottime meccaniche perché mantengono benissimo l'accordatura. Quello che ho notato invece su questa chitarra, ma ne parlo anche nel video, è che il ponte è molto duro, l'elettronica dei pick up e del selettore sono comunque economiche, infatti la chitarra monta questa tipologia di potenziometri, e quindi dopo un'attenta valutazione ho deciso di iniziare a fare alcune modifiche. Sicuramente ho modificato l'elettronica nei potenziometri e nel selettore investendo qualche decina d'euro e cambiando i potenziometri cinesi molto economici con dei potenziometri di qualità. Fatto quello, mi sono dedicato al ponte. Sul ponte ho risolto montando delle molle più leggere, anzi inizialmente avevo sostituito una molla originale con una più morbida per cercare un equilibrio migliore. Poi in realtà ho tolto anche la molla quella più morbida, lasciando solo due molle. Questo ha permesso di ammorbidire il ponte e soprattutto di mantenere l'accordatura, perché tornando alle meccaniche, monta delle ottime meccaniche. In più il problema della leva l'ho risolto, del gioco della leva nel ponte, l'ho risolto utilizzando uno spessore, un piccolo spessore che mi va a compensare il gioco che c'è tra leva e ponte, tra l'innesto della leva e del ponte. Ultima cosa che ho fatto è quella di sostituire le viti a brucola con delle viti meno taglienti, perché un altro piccolo difetto di questa chitarra era che le viti erano non limate, quindi avevano degli angoli che davano fastidio perché
pungevano un po'. Per quanto riguarda i pick-up, ho lasciato i pick-up in stile P90 originali Eco perché hanno una bellissima sonorità. Finito con gli upgrade tra virgolette più importanti, ho fatto un setup generale, quindi intonazione, regolazione del truss rod, cambio corde, l'ho settata alla fine in modo tale da avere uno strumento più comodo possibile, almeno per me, per le mie, per il mio modo di suonare. Qui però dobbiamo soffermarci un attimo, perché diciamo che su questa chitarra mi è andata bene, in quanto non ho dovuto sostituire meccaniche e ponte, che comunque hanno un costo. Quindi, tornando alla valutazione iniziale, dobbiamo capire se questi upgrade non portano ad un sovrapprezzo, considerando anche che se non siamo capaci dobbiamo rivolgerci a un lutaio. Quindi comunque dobbiamo fare una somma di tutto quello che è un upgrade, di tutti quelli che sono, scusate, i componenti per un upgrade, e capire se mantenere lo strumento e quindi fare l'upgrade su questo strumento oppure orientarci su un altro, perché capiamo bene che spostandoci su delle cifre maggiori abbiamo una qualità maggiore, anche se non è sempre così. Però ritengo, almeno da quello che ho visto, che ho provato, intorno già ai 600 euro si riescono ad avere strumenti già di buona qualità. Ultimo aspetto, sicuramente non trascurabile, è un buon setup professionale. In questo caso, se non siamo in grado, ci dobbiamo rivolgere a un lutaio che con la sua esperienza e la strumentazione adatta garantirà che la chitarra suoni al meglio delle sue potenzialità e soprattutto ci restituisce uno strumento comodo da suonare e con una qualità sicuramente superiore. In conclusione, trasformare una chitarra economica in una professionale è assolutamente possibile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e come avete trasformato i vostri strumenti economici in strumenti professionali. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale in modo da aiutarmi a portare sempre nuovi contenuti, mettere un like, seguirmi su Instagram, e a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.